Naturalmente non potevamo che partire dal centro storico. È la parte più viva, più socialmente partecipata della nostra cittadina, e quindi era il centro storico l'elemento su cui dovevamo puntare per cominciare a ragionare della San Giovanni di domani. Noi abbiamo costruito il progetto di SGV 2050 con questa prospettiva anche ambiziosa, ma che guarda sicuramente alla San Giovanni del futuro. Per questo dobbiamo coinvolgere i cittadini, ma anche le istituzioni culturali, e far sì che i musei, ancor più di quanto lo siano già oggi, diventino un elemento d'attrazione e non solo attrazione culturale, ma anche di attrazione tra il Museo delle Terre Nuove e quindi Palazzo d'Arnolfo, con la parte, diciamo così, a contorno del palazzo, e in particolar modo con i loggiati di Palazzo d'Arnolfo, che oggi sono sicuramente utilizzati e frequentati dai nostri cittadini, ma che potrebbero esserlo di più domani, e di più in rapporto con il palazzo e il museo stessi. Questo è un progetto che abbiamo, diciamo così, pensato e costruito insieme al Museo delle Terre Nuove, insieme all'Università degli Studi di Firenze, che da tempo collabora con noi anche all'interno di SGV 2050, e con l'Ordine degli Architetti d'Arezzo. È un progetto che coinvolgerà i giovani professionisti, un concorso di idee che ci dovrà indicare come mettere in simbiosi appunto il palazzo e il museo con il loggiato della parte, diciamo così, che sta intorno a Palazzo d'Arnolfo e non deve essere esattamente confinata al loggiato, ma può essere anche un progetto che va anche oltre.